Buonasera. Video messaggio. Un messaggio per voi. Ho scelto alcuni numeri. Numeri che hanno un significato. Perché i numeri hanno sempre un significato. Ok, sono 9 numeri. Non lo sapevo nemmeno io. Perché li ho scelti mentre li guardavo le carte, sono 9 numeri. Metterò cosa metto per distinguere queste carte. Ok, proviamo così. Video messaggio. A caso, sul primo mettiamo lo 0 o la O. Sul secondo mettiamo il punto interrogativo. Sul terzo mettiamo il 7. Chissà se sotto c'è il 7. Sul quarto mettiamo il 2. Chissà se sotto c'è il 2. Sul quinto mettiamo l'1. Poi mettiamo il 3. E poi dobbiamo andare a qualcosa di più classico. Andiamo alla molettina con il gufetto viola, alla molettina col gufetto rosa e poi andiamo al fenicottero rosa. Come vedete, molto molto improvvisato. Dovevo fare energeticamente, non sto facendo questo, vabbè, ci sta. Stesa numero 1, lo 0, stesa numero 2. Allora, 0, vi faccio vedere. Quindi, mi raccomando, siccome questo è un messaggio che vale sempre, in qualsiasi momento voi andate a vedere questo video, che può essere oggi, domani, fra 6 mesi, fra un anno, fra 10 anni, questo è un messaggio che significa che in quel momento vi deve raggiungere, perché nulla è per caso in questo universo, ricordatevelo. Allora, chiudete gli occhi, ascoltate le scelte, se volete, oppure sintonizzate sulle scelte, vedete qual è quella che vi colpisce di più. Questo è lo 0. Poi c'è là il punto interrogativo. Poi abbiamo il numero 7. Poi abbiamo il numero 2. Poi abbiamo il numero 1. Abbiamo il numero 3. Abbiamo il gufetto viola. Abbiamo il gufetto rosa. E abbiamo il mio fenicottero. Ok, vi possono piacere, vi può attrarre una carta secondo la disposizione, vi può attrarre secondo quello che c'è sopra, fate voi, non è importante per me, l'importante è che scegliate. Ed io, tra l'altro, questa volta sceglierò a caso, non ho un ordine per scegliere le carte. Ok, e come prima di tutti sceglierò il numero 7. Siamo a luglio, il 7 è particolarmente importante. Vediamo che messaggio che si cela dietro il numero 7. Se c'è bisogno userò anche i tarocchi, però prima cosa andrò a leggere, perché sapete che io leggo questa tipologia di carte, il messaggio del numero 7. Sempre se vado a trovare il libro, perché poi io sono pure così. Ah, ecco, c'ho il numero. Vabbè, aspetta, la metto qui. Sto leggendo la carta numero 7, che la carta numero 10, la certezza. Danu, la certezza. Andiamo a vedere questa carta numero 10, cosa ci dice. Danu è una dea celtica. Questa carta, in qualche modo, anche a farla apposta, che l'ho presa per prima, ci indica la presa di coscienza. Adesso che le ho mischiate con voi, non sapevo che carte c'erano sotto, ci indica la presa di coscienza. Qualunque sia la vostra richiesta, Danu dà la certezza di essere sulla strada giusta. Avete capito bene. C'è un tempo giusto per ogni cosa, ok? Oggi il futuro è certo.
Ci sono stati giorni in cui vi siete chiesti o giorni in cui vi state chiedendo, vi chiedete se siete sulla strada giusta, se i vostri sogni hanno un senso, se disponete della pazienza, della dote necessaria per realizzarli. Siete sulla strada giusta. In ogni caso, tutto quello che era sotto la coltre è diventato visibile o diverrà visibile. Ok? Tutto bisogna portare avanti la vostra, la quotidianità con fiducia. Danu ci dona la certezza che la forma dei nostri desideri si manifesterà con il divino tempismo e in forma assai più magica di quanto si possa immaginare. Questo è il messaggio di allineamento. In ogni caso, quello che è importante è il messaggio che ci sta dando questa dea, la certezza, qualsiasi cosa abbiate intuito dentro di voi, quello è. Ok, c'è una grande, questa è la dea della presa di coscienza, la dea celtica che ci parla di presa di coscienza. Vediamo tirando due carte se riusciamo a capire qual è l'argomento. Due carte soltanto, cosa ci vogliono dire le carte rispetto a questa dea? Il mondo, un ciclo si chiude, un ciclo si apre, ricordiamocelo. Il 10 di coppe. Siete sulla strada giusta, siete sulla strada della felicità. Avete chiuso un ciclo o state chiudendo un ciclo, state aprendo un ciclo, state aprendo un qualcosa di molto molto bello. L'ha detto la dea che l'abbondanza era da voi. Il carro, il trasferimento, il viaggio, davanti a voi c'è un grande, grandissimo cambiamento. Qualcosa che vi riporta forse alla famiglia con questo 10 di coppe, o in ogni casa qualcosa di molto bello. Ok? Abbiate la certezza che, con questa carta della certezza, prendete coscienza col fatto che questa è la scelta giusta. Ok? Bella questo messaggio. Carta numero 10 ed era il numero 7. Andiamo adesso al gufetto rosa. Vado ad ispirazione. Concentratevi e fatemi capire cosa volete, così può darsi che lo faccio prima. Gufetto rosa, la carta era numero 27. Quan Yin, la compassione. Bellissima questa donna, fantastica. In questo momento, ciò di cui abbiamo bisogno per rinunciare al perfezionismo e uscire dalla difensiva è la compassione. Lo scopo della confessione, della compassione è alleviare la sofferenza del mondo. Pertanto dobbiamo prestare attenzione a non esprimere giudizi troppo duri verso noi stessi o verso gli altri, mentre arranchiamo tutti insieme in questa corsa a ostacoli che è la vita. La dea cinese della compassione, Quan Yin, invita benevolmente a porsi questa domanda: cosa farebbe la gentilezza in questa situazione? Adottando questo approccio in ogni contesto si troverà la soluzione, nuove vie si apriranno. Vediamo qual è il messaggio di allineamento. Hai mai ceduto all'idea che qualcuno potesse sottrarti ciò che è tuo? Oppure credi che il successo o la felicità di qualcun altro riducano le tue opportunità? Forse non ne sei del tutto consapevole, ma senti che intorno a te non c'è abbastanza. Abbastanza amore, abbastanza denaro. Hai paura di invecchiare, di lasciarti sfuggire qualcosa, di dover lottare per delle risorse che nella tua errata percezione senti come limitate. Forse sei vittima dell'avarizia e dell'egoismo e temi che condividendo ciò che hai non resterà più nulla per te. La dea Lakshmi afferma che devi. Scusatemi, come ho fatto? Come ho fatto a cambiare pagina? Si sono attaccate le pagine e ho cambiato idea. Significa che qualcuno doveva ascoltare anche quel messaggio. Lo lascio, era il messaggio sbagliato, non è Kuan Yin, non è la compassione, non parla di avarizia, Kuan Yin. Però significa, è di egoismo, significa che qualcuno doveva arrivare col messaggio. Andiamo al messaggio giusto. Oddio. Allora, ti senti sopraffare la sofferenza del mondo? Non riesci a immaginare come potresti fare la differenza? Hai perso le speranze per il modo in cui trattiamo la natura e il prossimo?
The Aquahin sa che questa è un'epoca di resa dei conti e di riordino, ma vuole impedirti di precipitare in un pozzo di disperazione. Il tuo compito di allineamento è focalizzarti sulla buona notizia. Per iniziare, concentrati su qualcosa di vicino. Non devi salvare il mondo intero, ma solo puntare l'attenzione dove puoi essere di aiuto. Nel lavoro e nelle relazioni della tua comunità chiediti sempre: come posso aiutare gli altri? Ricorda che se commetti degli errori puoi sempre correggere la rotta. Con il giusto impegno donerai nuova bellezza al mondo. La compassione. Qualcuno deve arrivare a questo messaggio. Quello di essere compassionevole nei riguardi di chi non ce la fa, nei riguardi di chi ha sbagliato. Andiamo a vedere se riusciamo a capire anche verso chi dobbiamo essere compassionevoli e riguardo a che cosa dobbiamo essere compassionevoli. Il telefono non l'ho spento, io dovrei tenerli sempre spenti i miei telefoni, mannaggia. È una tortura questo telefono, anche qui il carro finirà di squillare. Ok, ha finito di squillare. Allora, Dieci di Pentacoli, anche qui parliamo di famiglia. Guardate che il messaggio si sta ripetendo. Qui però parliamo di qualcuno che ha cambiato rotta, se n'è andato, di qualcuno che è molto confuso, che ha creato disordine, confusione. Anche qui il carro. Anche qui questo messaggio è iniziato da qualcuno che è in corso di trasferimento, di cambiamento epocale della sua vita. Cambiamento epocale della sua vita, un cambiamento di rotta. Un cambiamento di rotta. In qualche modo le carte vi invitano a tornare là dove pensate che si sia sbagliato, spesso in famiglia, ok? O nel lavoro, a tornare dove pensate di aver trovato delle situazioni ingiuste. A perdonare là dove c'è confusione, ma in ogni caso, anche se perdonate, le carte vi dicono che il trasferimento, l'andare via, è un passo obbligato anche in questo caso. Questa è la seconda volta che ci escono queste carte col carro. Ok, questo era il gufetto rosa. E la carta era il numero 27, Huanghin. Andiamo adesso a vedere cosa? Il punto interrogativo. Mi attira questo punto interrogativo. Cosa abbiamo sotto il punto interrogativo? Chi ha scelto il punto interrogativo? Il numero 20. Ecate, gli inferi. Il confine. Il confine. Numero 20, il confine. Sappiamo dare confini alle persone, noi sappiamo mettere confini alle persone. Allora, ti trovi nello spazio di confine tra ciò che era e ciò che sarà, tra il tuo passato e ciò che stai diventando. La dea greca degli incroci e dei confini, Ecate, ti dà il benvenuto nel suo regno. E ti ricorda che nessun luogo è come casa. Ti è stato assegnato il compito di scegliere con cura quale indirizzo dare ai tuoi pensieri, ai tuoi sentimenti, alle tue convinzioni, alle tue azioni. Non è il momento giusto per i gesti avventati o gli atteggiamenti testardi, bensì per un coraggioso autoesame. Benedici il passato per ciò che ti ha donato e lascia andare ogni attaccamento ai ricordi. Ora è tempo di comprendere le responsabilità che ti attendono mentre procedi verso una nuova versione di te che non ha ancora preso forma. Chi vuoi diventare? Quale tipo di vita pensi di poter vivere e co-creare? Vediamo qual è il messaggio di allineamento. Questo è un tempo di confine tra due mondi. Ti senti incapace di tornare alle cose così come erano, ma il futuro ti spaventa perché non sai cosa dovrai affrontare. Questa indecisione è paralizzante, ma non può indugiare per sempre sul confine. La dea Ecate
Ti offro un sacro compito di allineamento. Muovi un passo. Non importa se correrai il rischio di inciampare o di cadere, perché potrai sempre correggere l'andatura. Offri amore alla parte di te che è spaventata e ha smarrito la fiducia. Ricorda, la dea Ecate camminerà al tuo fianco nell'oscurità e non permetterà che duri a lungo. Mentre procedi attraverso l'esistenza, non tralasciare la sacra sfida di credere nella magia che dona senso a questo mondo e alla tua presenza in esso. Non temere l'oscurità e avanza. La dea Ecate solleverà la sua torcia e ti mostrerà una via d'uscita. Muovi un passo. Chiunque abbia fatto questa scelta è al confine tra una situazione del passato e il suo futuro. Muoversi è la parola d'ordine. Non bisogna rimanere fermi. Ok, andiamo a vedere se riusciamo a capire di qual è un altro indizio che ci vogliono dare questa sera. Muoversi, e che abbiamo detto? 6 di spade. Cambierò un mazzo comunque. La regina di spade e il 10 di bastoni. Una energia di taglio. Regina di spade, la regina che taglia, è la donna di grande logica e di taglio, di grandi decisioni, decisioni imparziali di taglio. Il 6 di spade, in ogni caso, è qualcuno che si volge altrove, ok? Alla rotta altrove, dalle spalle a qualcuno, a qualcosa, troppe difficoltà di cui si è fatto carico. Il confine, siete al limite delle difficoltà, andate avanti, volgetevi. Volgete le spalle al passato e andate altrove, tagliate, muovetevi, fate un passo. Questo vi dice Ecate, la dea del confine. Ok, questo era il punto interrogativo. Bella questa stesa, mi piace. Mi sta piacendo questa stesa. L'ho fatta, mi è venuta così in testa, non so perché, che dovevo fare altro, perché come al solito devo fare altro e poi invece. Ormai mi conoscete, devo fare gli oroscopi e faccio altro. Vabbè, ma io seguo l'istinto. Il 3, andiamo a vedere il 3. Seguo molto l'istinto, ahimè. Chi ha scelto il 3? Qual è il messaggio che deve arrivare alle carte? Il numero 2, Afrodite, l'amore romantico. Il numero 2. Andiamo a vedere cosa ci dice Afrodite. Afrodite è la dea greca dell'amore romantico, quella Venere che in questo momento è in leone. Rappresenta una condizione statica dell'essere che la dea ti invita a coltivare. Potrai sperimentare il mondo come un essere sensuale, espressivo, creativo, se ti concederai la libertà di esplorare cosa significa questo per te. Potrebbe trattarsi di un presagio o di una nuova relazione, o di una relazione già esistente che si approfondisce. Oppure è giunto semplicemente il tempo di abbracciare apertamente questo aspetto della tua natura, rimasto finora dormiente. Afrodite ti invita a innamorarti della vita e a scegliere di cercare l'espressione e l'essenza dell'amore intorno a te. Quando Afrodite sceglie di aiutarti e donarti forza, questo è il tuo sacro compito. Il compito di allineamento è mantenerti presente, smettere di giudicare e vedere il tesoro che giace ai tuoi piedi. Potresti scoprire che qualcosa di doloroso in realtà è uno splendido dono. In effetti, potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno per abbandonare vecchi modelli che non ti sono più utili. Diffida dalla dipendenza generata dalla ricerca ossessiva di un amore che ti sfugge e dall'attaccamento ostinato a ciò che speri di ottenere. Sono atteggiamenti che intrappolano l'energia nel desiderio disatteso, rendendoti forse incapace di discernere ciò che è vero. Liberati delle aspettative. Quante di voi mi sentono dire queste cose? Quanti di voi mi sentono dire queste cose? Ecco perché ho il tono così. Perché chi fa consulti come chi mi conosce sa bene che queste sono le mie parole. Non avevo mai letto questo, però è bellissimo. Liberatevi dalle aspettative e dall'attaccamento e osserva con fiducia ciò che ne nasce. Da parte tua mantieniti consapevole e responsabile, chiedi perdono e se necessario abbi fiducia, tutto andrà per il meglio. Forse anche la tua relazione con l'universo ne uscirà migliorata se rinuncerai al bisogno di dominare il corso degli eventi. Il
Invoca la dea Afrodite affinché ti guidi verso un'esperienza più sana e soddisfacente. Bellissima questa cosa. Quando vi attaccate a qualcuno che in ogni caso non volge lo sguardo verso di voi e lo fate con questa energia di attaccamento, non fate altro che mandare l'attaccamento, mandare la mancanza all'universo, invece dovete lasciare andare, lasciare che le cose vadano per il loro corso. Lasciate l'attaccamento. Bellissima questa cosa. Amate in maniera disinteressata, ok? Senza bisogno di essere per forza corrisposti. Bellissimo questo messaggio. Questa è una cosa. Perché la dipendenza crea dipendenza, ricordatevi. Mai essere dipendenti da qualcuno, da qualcosa. Questa è volata, la prendiamo. Otto di denari. Cosa stiamo cercando di costruire? Le stelle. Il quattro di spade. Quattro di spade, vi vedo ammalati, vi vedo feriti, vi vedo depressi, vi vedo stressati. Stressati più che depressi. In un letto con le spade sopra che possono cadere su di voi. Qui c'è tanta gente che ha fatto questa scelta che esercita l'attaccamento, che è in piena crisi di attaccamento verso qualcuno o qualcosa, che sente di essere attaccato e dipendente da qualcuno o da qualcosa, ma questo lo rende semplicemente in un letto. Costruite il vostro futuro. Qual è il vostro futuro? I vostri sogni, le stelle. Per raggiungere i sogni bisogna costruire. Ok? Come costruiamo? Togliendoci dalla energia di attaccamento e di dipendenza che abbiamo visto, costruiamo il nostro futuro sicuramente senza dipendenza, senza stress. Ok? Per seguire i nostri sogni dobbiamo costruire. Posso anche aggiungere, possiamo manifestare. Costruiamolo noi questo futuro. Queste carte sono bellissime, proprio belle belle. Piuttosto che essere in questa energia di ammalato, di dipendenza, di quante volte sento sono distrutta, sono disperata, sono disperato. No, no. Non è così che costruiamo il nostro futuro lo costruiamo noi. Noi costruiamo i nostri sogni, noi esercitando il non attaccamento, la non dipendenza. Guarda, non potevano esserci carte che potevano uscire meglio. Quando si dice le carte si parlano fra di loro, interagiscono quando c'è l'energia giusta. Questa sera c'è l'energia giusta per questa stesa. Non c'è dipendenza, non c'è attaccamento e allora sto costruendo i miei sogni. Ok? Lasciamo stare lo stress. Ok, questa era la carta numero 2. Il numero 2, Afrodite, l'amore romantico. Che era però il numero 3. Bella questa cosa, per confondervi sono bravissima. Andiamo al gufetto. Gufetto viola, chi ha scelto gufetto viola? Non lo so. Non lo so cosa sta pensando quella del gufetto. Oh, quello del gufetto viola, non lo so, adesso andiamo a vedere. Numero 25, la rinascita. 25. Natale. 25 è Natale. Andiamo a vedere questo numero 25. Noi lo affidiamo, cioè, quando lo tiriamo su dalla tomba, diciamo Natale, ma che cos'è esattamente 25? Iside, Iside, la dea egiziana della rinascita. La salvezza, la resurrezione e la rinascita sono i temi centrali di tutte le storie che hanno per protagonista la dea egizia Iside. Ed è su tali temi che la dea ti invita a puntare l'attenzione. È un momento formidabile per osservare ciò che credevi perduto per sempre, mentre attraversava un processo di rigenerazione e ritorna in vita. Come per magia,
Quelle parti che reputavi finite, distrutte da antiche ferite, sono pronte a rivivere in una versione più sana e matura. La disperazione lascia spazio alla speranza. La fede che credevi smarrita risorge ancora più forte. Dove regnano iniquità e ingiustizia, nuove e migliori vie si aprono. Il senso di abbandono è sconfitto da una nuova scelta di sé per sé. Tutti i pezzi dispersi sono pronti per essere raccolti e riuniti, mentre avanzi verso una nuova e più forte versione di te, del tuo lavoro, delle tue relazioni, della tua creatività. Abbi coraggio. Lasciati alle spalle il biasimo, rivendica la tua responsabilità e partecipa alla creazione di qualcosa di meglio. Puoi farcela. Vediamo qual è il messaggio di allineamento. La dea Iside, arridaglia, con i suoi poteri di rigenerazione, ha un messaggio per te. Non sei a pezzi. Le tue ferite non sono incurabili. Le occasioni non sono necessariamente perdute per sempre. La tua ostinazione nel definirti attraverso le perdite e il dolore non ti sono più di alcuna utilità. Il tuo compito di allineamento è accettare pienamente le cose così come sono, scegliendo di trovare un modo per rimettere insieme i pezzi, lasciar morire ciò che non serve più e focalizzarti su ciò che funziona. Anche se in questo momento ti senti in trappola, puoi ricavare molto di buono da questa situazione. La dea Iside vuole solo il meglio per te. Quindi raccogli i brandelli, racconta una nuova storia e ritrova la tua dimora. La chiave nelle tue mani, usala. La dea Iside ci parla di rinascita, parla quanti coloro in questo momento pensano di stare soffrendo tanto. E ci dice che siamo noi che dobbiamo mettere da parte le nostre ferite e rinascere. Andiamo a vedere che cosa... Che altre indicazioni ci danno le carte? Il re di spade, il 5 di coppe e la temperanza, il sole a fondo mazzo. In qualche modo qui qualcuno si nasconde, vive di rimpianti, di sensi di colpa, di dolore. Guardate quanto è macabra questa figura, quanto dolore ci può essere in questa figura nascosta che guarda solo le coppe versate. E guardate questo re, il re di spade, la logica prima di tutto, la cattiveria nelle parole, nell'esposizione, la logica prima di tutto. Però poi c'è l'equilibrio, c'è la temperanza, tutto avviene secondo il tempo divino. C'è una rimessa in equilibrio, quindi state patendo un dolore, magari in qualche modo siete venuti in conflitto con qualcuno che è stato cattivo con voi, ma poi c'è una rimessa in equilibrio della situazione, c'è una rigenerazione, c'è equilibrio in queste coppe, una versa e l'altra riceve, ok? Mentre qui erano girate le coppe. Piene, qui c'è equilibrio, c'è un flusso continuo di dare e avere, qualcosa di bello si prospetta per voi, la chiave però è nelle vostre mani, ci diceva Iside, siete voi che dovete rinascere. Una carta molto positiva questo numero 25, che ci parla di resurrezione dei morti, ovvero sia di resurrezione di quella parte di noi che pensiamo morta per delle ferite, ok? Questo era il gufetto viola. Andiamo adesso al numero 0. Cosa ci parla il numero 0? 17. La grande dea. L'unità sacra. Il 17. È il momento di vedere il tuo mondo attraverso una lente rispettosa e chiara dell'unità e della connessione. Il regno della grande dea, creatrice di tutta la vita e grande madre di tutti noi. È tempo di lasciarsi alle spalle il futile giochetto giusto, sbagliato, buono, cattivo, che non porta da nessuna parte. Entra nello spazio in cui puoi scoprire il terreno sacro della condivisione senza malizia.
Lavora a partire dal desiderio di cui tutti beneficiano. Guarda gli altri come se fossero anche un riflesso di te stesso. Adotta un approccio umile, ma radicato alla tua vita a partire da ora. Sii responsabile per l'energia che diffondi nel mondo e sii consapevole della tua influenza sull'ambiente circostante. La grande idea ti ricorda che potresti vederti diverso dagli altri, ma in realtà siamo tutti una cosa sola in sua presenza. Tratta gli altri come vorresti essere trattato e i miracoli avverranno. Il messaggio di allineamento qual è? Le scelte e i comportamenti inconsci possono causare una distorsione nel tuo mondo. I sentimenti problematici fanno parte del viaggio alla scoperta di sé. Non è il momento di diffidare. Per sopravvivere potresti essere stato condizionato a sopprimere ciò che ti mette a disagio. Potresti esserti trovato in una posizione temporaneamente imbarazzante con qualcuno e non sai quale dovrebbe essere il tuo prossimo passo. Sii onesto. Quando non sai qualcosa, ammettilo. Sii aperto all'apprendimento. La grande idea ti offre questo compito di allineamento: rendere sacri il dolore, l'imbarazzo e il disagio. Pensa a cosa accadrebbe se tu trasformassi ciò che consideravi un difetto, una perdita o un fallimento in una parte bella, essenziale, arte della tua vita. Ogni tuo respiro è sacro, ogni errore che commetti è un dono e ogni volta che trai un insegnamento da una relazione è un momento benedetto. Benedici tutti gli aspetti di te stesso e la tua vita, perché sei sacro nel cuore della grande idea che vede solo bellezza ovunque. Benediciamo anche le parti di noi che non ci piacciono. Il nostro sentirci fuori posto a volte. Vediamo qual è il messaggio anche questa volta. Quello è il messaggio, vediamo che cosa ci dicono. L'appeso. Da tanto tempo qui ci sono delle persone che cercano di fare chiarezza, cercano di andare avanti, ma non riescono. Qua la maggior parte delle persone che hanno fatto questa scelta sono veramente in una brutta situazione, in un brutto momento, in un momento di depressione. Guardate questo letto con 9 spade, un momento in cui non riescono a risollevarsi. Piano piano ci può essere il risollevamento. Dovete prima di tutto prendere coscienza con la vostra parte ferita e portarla a luce, anche quella è bella, anche la vostra parte ferita è bella. Guardate le cose da un altro punto di vista, capovolto, non fa niente. Siete in attesa, ma in attesa di che cosa? Siete in attesa di capire che anche le parti dolorose sono belle, ok? Quando avrete capito questo, comincerete a camminare anche se a lievi passi, anche se piano piano. Cominciate ad andare verso il bello. Ok. Questa è la grande idea. La carta numero 17. Ed era il numero 0. Andiamo al numero 1. Vediamo chi ha scelto il numero 1, che cosa, qual è il messaggio. La carta è il numero 9. La potenzialità. Non pronuncio, rido perché non pronuncio questo nome perché è impronunciabile. Da qualche altra dea celtica, preferisco non pronunciarla. Sei una creatura dalle potenzialità infinite. Vabbè. E la dea celtica, come cavolo si chiama questa? Chi lo sa, mi aiuti. Ceridwen. Ma qualcuno mi aiuti. Me lo scrivete nei commenti se sapete come si pronuncia. È qui per ricordarti il potere che nasce in grembo al tuo cuore e sgorga dal calice della tua mente. Tutto ciò di cui hai bisogno sta per giungere qui e ora, come se il riflesso della tua vita stesse risplendendo nel liquido dorato che ribolle nel magico calderone trasformativo di questa dea. Immagina la grandezza e grandezza avrai. Visualizza la pace e la pace giungerà. Scegli l'amore, la gratitudine, la fede della magia divina che scorre in te. Sono questi i soli ingredienti di cui la dea ha bisogno per compiere la sua trasformazione magica per te.
Le limitazioni imposte al tuo mondo dal passato, dalla cultura e dal condizionamento non hanno più importanza. Il tuo vero destino sta prendendo forma. Può essere qualunque cosa tu riesca a immaginare. Ricorda questa verità. Sogna e abbi fede, poiché ogni cosa di cui hai bisogno esiste veramente ed è qui per trasformare il tuo sogno in realtà. Questa è la promessa della dea. Questa. Ceridui. Allora. Quando ti adagi nella zona di comfort, corri il rischio di non poterti più spingere al di là di dove già ti trovi. Il tuo potenziale autentico resta dormiente e inaccessibile. Ciò potrebbe manifestarsi come un vago senso di noia o di invidia per gli altri, oppure come un'ansia accompagnata da un senso di bassa autostima, rinforzata dall'abitudine o dell'incapacità di credere che la vita possa essere un'esperienza straordinaria anche per te, e non solo per gli altri. In molti casi è il risultato di un'educazione repressiva e conformista che si tramanda da generazioni. La dea è qui per ricordarti che è tempo di agire nel modo corretto. Il tuo compito di allineamento è innescare un cambiamento, rinunciando ai giudizi verso te o altri e rinnovando quei sogni che sembri avere smarrito. Metti nero su bianco, spesso vi dico io di scrivere quello che volete. E dichiara le tue intenzioni. Manifestate quello che volete. Poi punta lo sguardo verso uno specchio, immaginando di scrutare nel calderone trasformativo di Ceridwen e pronuncia i tuoi sogni ad alta voce, come se si fossero già materializzati. Guardate, questa è proprio la manifestazione. Stiamo parlando di manifestazione. Chi mi conosce sa che ne parlo continuamente. Sei molto più di quanto ti concedi di essere. Il processo di crescita sarà solo a tuo vantaggio. I tuoi sogni e i tuoi desideri più preziosi sono importanti per la divinità. Il cammino è semplice, ma profondo. Devi solo dire sì con gratitudine nel tuo cuore e la dea ti guiderà alla scoperta del tuo bene supremo. Manifestate quello che volete, la realtà che volete. Scrivetela nero su bianco, pronunciatela davanti allo specchio, immaginatela nel momento in cui state andando, state per coricarvi, manifestate continuamente la realtà che volete, la potenzialità, questa è la potenzialità. Voi siete i fautori, i creatori della vostra vita. Andiamo a vedere che altro tipo di, che altro possiamo dire. Ancora il 9 di spade. 6 di coppe, 4 di spade. Mamma mia, chi ha fatto questa scelta sta proprio a terra. Ok, se state così male per qualcuno del passato, perché qua sembra proprio che voi stiate malissimo per qualcuno del passato, ok, manifestate il suo ritorno. Ok, con questo 6 di coppe, qualcuno del passato, qualcuno con cui siete stati bene, vi siete ritrovati, avete sentito una grande connessione. Ok, guardate che carte negative. A questo punto manifestate il futuro che volete, questo vi dice la dea. Chi ha fatto questa scelta, la scelta del numero uno, probabilmente per la maggior parte, mi saprete dire, scrivete nei commenti, è una persona che in questo momento sta soffrendo tantissimo. Ok, manifestate il cambiamento, manifestate quello che volete, questo vi stanno dicendo le carte. Siete voi creatori della vostra vita. Ok, andiamo al fenicottero. Per ultimo lascerò il numero 2, che è il mio numero. La carta numero 7, il perdono. Il perdono, la carta numero 7. Poi andremo a fare un excursus sui numeri che sono usciti. Talvolta la vita ci pone in situazioni che ci sfidano nel profondo. La dea celtica Branwen, che riuscì a perdonare coloro che causarono la sua morte spezzandole il cuore, ti chiede di liberarti dai lacci del risentimento che senza alcun dubbio potrebbero soffocare i tuoi sogni. Quando gli altri ci feriscono, costruiamo delle storie sulle nostre ferite e sulle nostre perdite e permettiamo che ci invadano il cuore e la mente. Così facendo, perdiamo fiducia nel potenziale dell'amore e della connessione. Non importa quale sia la tua storia o quando abbia avuto inizio, il perdono è la via che conduce alla libertà. Il perdono permette di ricucire e di riparare, aprendo il cuore al reciproco scambio. Sia che si debba perdonare se stessi e gli altri, questo è il momento giusto per farlo. Mantieni il tuo cuore aperto e potrai ricominciare. Talvolta, involontariamente,
o volontariamente feriamo gli altri e li facciamo soffrire. Altre volte lo facciamo di proposito, l'avevo già anticipato io. È tempo di esaminare le tue azioni e fare ammenda. Il tuo compito di allineamento è assumerti la piena responsabilità dei tuoi pensieri, dei sentimenti, delle motivazioni e di tutte le tue azioni. Non devi farlo per ottenere il perdono tuo o di altro, bensì per conquistare la forza e la rettitudine necessaria per agire sempre in modo responsabile. Seguendo tale via, né colpa né vergogna potranno mai trovare spazio nel tuo cuore. Tieni alta la testa. Forte ma umile, senza temere le conseguenze. Un comportamento simile può offrire soltanto benefici. La dea Branwen afferma che la guarigione profonda è il risultato di questo tipo di coraggio e di rispetto. Quindi, qualsiasi cosa vi sia stata fatta o abbiate fatto, questo è il momento del perdono di voi stessi, per voi stessi. Non c'è bisogno di chiedere perdono agli altri perché alla fine l'unica cosa che c'è da fare è seguire un'azione diversa, più retta rispetto a quella sbagliata. Il sole, guardate la bella carta. Il sole e la luna, fantastico. E il 2 di denari, 5 di spade. Ok. Qualcosa che è stato nascosto, poco chiaro, verrà alla luce o è venuto alla luce, ok? Si è manifestato. Io questo giocoliere, questo è un giocoliere, qui c'è qualcuno che non sa mai quale parte prendere, che sta sempre così in bilico, ok? Ha un equilibrio abbastanza instabile, qui c'è un equilibrio instabile. Tra il sole e la luna, tra la notte e il giorno, la notte e il giorno che si inseguono ma non si trovano mai alla fine, no? L'uno insegue l'altro, ma non sono mai contemporaneamente insieme. E in ogni caso l'uno svela l'altro, perché se c'è il buio, la luce lo svela. Ok, qui c'è qualcuno che è veramente un equilibrio instabile, assolutamente instabile, qualcuno che si mostra in un modo e che in un altro modo. D'altronde me lo dice questa carta, ecco perché ho fatto questa considerazione, il 5 di spade, qualcuno che boicotta se stesso ma che in ogni caso tradisce gli altri. Ecco perché il perdono. Penso che prima di tutti con questo 5 di spade bisogna chiedere perdono a se stessi con queste carte. Qui c'è qualcuno che non è chiaro. Perdono, questo è il perdono. Chi ha fatto questa scelta è una persona che deve perdonare quello che ha fatto, che deve perdonare gli altri. L'ultima carta è il numero 2. Vediamo quale dea si nasconde dietro il numero 2. Oh, è un 2 che non vuole stare in piedi, tra l'altro. Prendiamolo come un messaggio. Numero 49. La donna ragno, la co-creazione. 49. La donna ragno sorge dalla ricca terra rossa del Navajo per aiutarti a intessere i tuoi sogni nella trama della realtà. Si manifesta per ricordarti che la forma dei tuoi desideri, così come appare nella tua visione, è meno importante della loro essenza. Conoscere i motivi che ti spingono a voler creare qualcosa, sapere cosa ti ispira e quale bellezza sogni di portare in vita è la chiave di questo momento. Il sogno collettivo si sta manifestando nella relazione di co-creazione tra la tua immaginazione e l'universo. Pertanto, affidati al tuo lato migliore e tessi il tuo mondo senza secondi fini e con umiltà. Ricorda che non puoi controllare la forma, accetta la vita così come viene. Quando la dea Donna Ragno appare, essa annuncia la creazione di un sogno più nobile che scaturisce dalla vita come per magia. Mantieni la concentrazione, il mondo vuole che il tuo sogno si aggiunga alla tela della creazione. Il messaggio di allineamento è: devi assumerti la responsabilità per le tue creazioni, specialmente quando scopri che non riflettono veramente i tuoi desideri autentici o si rivelano una mera estensione del tuo
tuo ego. Non basta voltare la schiena sperando che si dissolvano. Se hai ferito qualcuno, devi porre riparo al danno fatto. Se hai manifestato qualcosa a cui non puoi offrire la giusta dedizione, dai prova di umiltà e lascialo andare. La forma corrisponde raramente a quella immaginata, ma puoi sempre ricominciare invocando i poteri di saggezza della donna ragno e il suo aiuto nella co-creazione. Talvolta la tela stessa diventa una trappola, quando ti concentri su un filo che ti è sembrato più splendente e vicino ai tuoi desideri. Tutto questo rinforza l'illusione di separazione. La donna ragno ti offre il seguente compito di allineamento: ricalibra la tua posizione. Con il suo aiuto potrai smettere di vedere la separazione ovunque per cogliere la verità. Tutta la vita è interconnessa e sacra. Ma soprattutto la donna ragno che crea questa tela, no? Che intesse i suoi fili, quanta pazienza deve avere e ha. Questo mi è venuto così. Quindi noi co-creiamo. Se vi rendete conto, in questa stesa ci sono più messaggi che ci parlano di manifestare, che ci parlano di creazione del nostro futuro, della nostra realtà. E sono proprio allineati. Vi posso assicurare che li ho presi per caso, le o almeno non avevo letto il significato. Mi ero soffermata sui numeri, ma non avevo completamente letto il significato. Erano i numeri che mi dicevano qualcosa, per questo li ho presi. Adesso ve li rileggo tutti. Però quello che è interessante è che tanti di questi messaggi ci parlano di allineamento, ci parlano di manifestare, ci parlano di manifestazione dei nostri desideri. 8 di spade, asso di bastoni. 9 di bastoni. Qui la situazione è drammatica, oserei dire. È anche caduto il 2. Qui 8 di spade. Qualcuno si è chiuso in se stesso, ha chiuso le comunicazioni, vede soltanto, si è messo una benda, non vuole più vedere. Non vuole vedere nemmeno l'eventuale apertura, niente, non ne vuole sapere. Troppe difficoltà. Ha proprio alzato le difese. Quindi chi sta guardando questo video, chi sta guardando, chi ha scelto, chi ha fatto la scelta numero 2? Beh, sicuramente si trova in un momento di grande difficoltà con questo 9 di bastoni, sicuramente è in un momento di chiusura, di comunicazioni, di chiusura in se stesso. C'è tutta la possibilità, quest'asso è tenuto alla mano di Dio, eh. C'è tutta la possibilità perché una situazione si apra o perché una situazione si potesse aprire, ma in qualche modo si è co-creato. Per renderla difficile, ok? Quindi adesso vi tocca co-creare per riaprirla. Questo era il numero 49 ed era il numero 2 come scelta. Andiamo a fare, abbiamo finito, vi ho tediato abbastanza, non so nemmeno quanto tempo è passato, devo fare un brivido breve, invece mi sono lasciata andare, non lo so. Quando li finirò gli oroscopi, non uccidetemi, devo fare anche energeticamente noi, devo fare ancora. Andiamo a vedere quali sono i numeri. 10, 27, 20, 2, 25, 17, 9, 7, 49. Se qualcuno di questi numeri siete in particolar modo affezionati, andatevi a leggere il messaggio che vi arriva. 9, 17, vi faccio vedere. 9, 17, 10, 27, 20, 7. 25, 2, 49. Questi sono le 9 carte e i 9 numeri di questa sera. Se volete ve li giocate, ne aggiungete uno e fate
non lo so, il lotto, non so che cosa, in ogni caso questi sono i numeri. Io per questa sera vi saluto, spero che il messaggio sia arrivato. Ci vediamo alla prossima, bye bye.